I just want a bag, like an old lady. I'm backwoods smoking, I don't know papers, pass that 808. That dump, dump shaker. Oh, bitch, you know I'm grinding like a pro skater. Ragazzi, guardate questo video fino alla fine, è un episodio bonus speciale. Ci sarà come ospite uno dei due pro player dell'Udinese eSport, squadra che parteciperà ovviamente alla Serie A Team. In questo video ci spiegherà tutti i suoi segreti, ci darà i suoi consigli e ci farà vedere le sue tattiche, quindi, mi ripeto, guardatelo tutto fino alla fine. Io ovviamente ringrazio l'Udinese eSport per avermi concesso questa intervista. Vi aspetto numerosi nei commenti, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi ai canali che trovate in descrizione. Per questo video, buona visione! Bella ragazzi, io sono Simo Play, benvenuti sul mio canale. E oggi siamo arrivati a questo nuovo episodio della mia serie dove porto i pro player di Serie A sul canale, il secondo episodio bonus dopo Halo Grey Fox, che saluto. Ho un altro grande ospite per questo episodio. Lui è un pro player dell'Udinese, viene dal PC come giocatore, è stato uno dei player ed è ancora tuttora uno dei player più forti al mondo sul PC. Ve lo presento, il Basileus. Bella, ciao Simone, grazie per l'invito. Grazie a te, ti ringrazio per aver accettato, come faccio sempre con tutti, ti ringrazio per aver accettato di venire sul mio canale a spiegare i tuoi segreti e le tue tattiche e a levare le curiosità dei miei follower. Per me è un piacere essere qui ed essere d'aiuto a tutti. Grazie mille. Allora, ti vado a fare subito la prima domanda ed è quella di routine, diciamo, ovvero come imposti il tuo modulo quando giochi con l'Udinese? Illustraci come sistemi i giocatori nello schema di gioco e quali sono le tue istruzioni in difesa, in attacco e ovviamente anche le impostazioni avanzate, perché quelle interessano a tutti. Ok, allora, nel frattempo che andiamo a selezionare in partita in locale, prendiamo l'Udinese. È chiaro che per quanto un modulo possa essere l'ideale, bisogna far fronte a quelli che sono i giocatori a cui abbiamo a disposizione, perché magari un determinato modulo non va bene con determinati giocatori. Certo. Ultimamente ho adottato molto questo modulo. Ora non fate caso ai valori bassi dei giocatori, perché con l'Udinese ovviamente noi giochiamo nelle livellate, quindi hanno un valore di gioco molto superiore al classico. Molti sono soliti utilizzare 3DC o 4DC, io invece preferisco avere almeno tutti e due i terzini, perché appunto nelle livellate sia Terraverst che Ziggler hanno, oltre ad avere un valore di velocità altissimo, hanno anche una fisicità non indifferente, e quindi giocatori veloci e molto fisici sono l'ideale sempre e comunque. In più Terraverst ha dei valori di difesa molto alti, e quindi piuttosto che mettere un ulteriore difensore centrale più lento, è a disposizione un terzino destro che attacca, difende ed è forte fisicamente. Il portiere, prima di procedere col centrocampo, ricordiamo il portiere sempre fa parte della difesa, è una pedina importante di ogni squadra. Bisogna cercare un po' le piccolezze che in realtà poi fanno tutto. Bisogna vedere se uno vuol giocare con un portiere difensivo o offensivo. Purtroppo noi all'Udinese abbiamo tre portieri che sono tutti e tre difensivi, quindi sono molti, molto forti tra i pali, però negli uni contro uno soffrono parecchio. Io ho scelto Nicolas o Musso perché in base alle esigenze. Musso dalla sua parte ha la traiettoria bassa, e quindi se volete partire velocemente dalle azioni, quindi potete subito rilanciare l'azione velocemente, però è un po' più debole rispetto a Nicolas, sempre nelle livellate, quindi ricordatelo sempre, rispetto a Musso. Nicolas invece non ha traiettoria bassa, però può effettuare rilanci molto lontani per le punte. Quindi sta a voi scegliere su come impostare, diciamo, le ripartenze. Passiamo a centrocampo. Ultimamente sto adottando uno schieramento con due mediani, in questo caso sono Iaio e Wallace.
Per il semplice fatto che non basta avere un solo mediano, bisogna anche capirne le caratteristiche. Wallace, ad esempio, ha lo stile di gioco incontrista. E che cosa succede con questa carta? Il giocatore tende ad avanzare per recuperare pallone. Quindi c'è il rischio che in un'uscita a vuoto vi ritrovate con la difesa poco protetta e quindi in ballo, in mano, cioè, l'attacco avversario. Vi ho affiancato Yajalo che, rivelate, oltre ad essere molto con dei valori difensivi piuttosto alti, intorno all'82, 83, 84, ha lo stile di gioco tra le linee, che gli permette comunque di bilanciare la carta incontrista di Wallace alla sua, ovvero se avanza Wallace, Yajalo tende a restare più dietro, quindi a copertura. Oltretutto ha un valore di passaggi molto alto che è utile affiancare a un incontrista che è più, diciamo, un distruttore, ecco, il classico destroyer. In alternativa possiamo utilizzare, se uno vuole utilizzare un mediano con incontrista, potrebbe metterlo centralmente magari e potrebbe assegnargli una carta, un'abilità avanzata difensivo, e questo, diciamo, gli impedirebbe di avanzare in modo eccessivo. Però in questo caso avete comunque già utilizzato uno slot per le istruzioni di tattiche avanzate. Potreste evitare di usare due mediani e inserire un centrocampista centrale con la carta, lo stile di gioco onnipresente, che in questo caso potrebbe, con valori ovviamente difensivi, che in questo caso non vediamo, ma ne livellate sì, che potrebbe aiutare a fare la spola, in questo caso un classico box to box, ovvero che avanza sempre in quella direzione, fa avanti e dietro, copre i buchi dietro e aiuta la manovra offensiva. Trequartista. Trequartista per me è fondamentale in ogni formazione, a prescindere che giocate con un modulo a rombo, a prescindere che giocate con un centrocampo a 3, il trequartista per me è fondamentale, diciamo, l'anello che deve unire centrocampo e attacco. Purtroppo noi l'Udinese abbiamo soltanto un trequartista, quindi io per salvaguardare la sua resistenza fino alla fine gli do la carta contropiede, la tattica avanzata contropiede, così non copre molto e quindi questo gli comporta un consumo minore della sua resistenza. Ci sono tanti tipi di trequartista, ragazzi. In questo caso noi abbiamo un De Paul che è un giocatore chiave. In realtà nelle livellate lui ha regista creativo e questo lo porta spesso ad abbassarsi e quindi questo movimento di salire e scendere di continuo comporta un consumo di stamina eccessivo. Quindi io consiglio un trequartista che abbia come stile di gioco giocatore chiave, piuttosto che regista creativo. Stessa cosa per il centrocampo, abbiamo tante tipologie di centrocampisti, l'ideale è avere un giocatore che abbia stile di gioco onnipresente. Il mediano, come abbiamo detto, incontrista, io in realtà preferisco Collante. Collante permette al mediano di restare fisso davanti alla difesa e quindi evitare di creare dei buchi sul contropiede o ripartenze dell'avversario. Concludiamo con l'attacco. L'attacco io solitamente preferisco due punte e una seconda punta, però come ho detto all'inizio, nella premessa, bisogna far fronte a ciò che abbiamo e quindi purtroppo dobbiamo un po' adattarci ai giocatori che possediamo. Ho ideato un po' la carta Fofana in attacco perché anche se è seconda punta, in questo caso ha una finalizzazione alta nelle livellate, molto veloce e molto forte fisicamente. Un po' una pecca sono i passaggi, però dobbiamo far fronte anche a questo. In attacco consiglio sempre una punta centrale molto forte, se è veloce anche meglio, perché diciamo, deve fare da perno in attacco. E al suo fianco una punta, o meglio ancora un'altra seconda punta che abbia controllo palla, passaggi e molta velocità.
Noi abbiamo Nestor Roschi che è un 85-86 di velocità e anche finalizzazione, e quindi è un buon trio in attacco. Ricordo ragazzi che le partite non sono tutte uguali, bisogna anche far fronte al modulo e lo stile di gioco dell'avversario. Sebbene questo è il modulo che prediligo, io ai qualifier della Serie A mi sono qualificato con un classico 4-4-2, poiché il mio avversario aveva una formazione molto strana, aveva un 3-4-3, un 3-5-2, in cui aveva CLD, ESA, trequartista e seconda punta, tutte sulla stessa linea di gioco. E allora, dopo la prima partita che avevo perso, mi sono reso conto che dovevo cambiare qualcosa. Questo modulo non counterava bene il suo. Allora ho deciso di avere un 4-4-2, 4 difensori centrali, in modo da tenere la difesa compatta e attaccare soprattutto dalle fasce, quindi con gli esterni, Cuadrado a destra e Alexandro a sinistra. Quindi ragazzi, ricordate, ogni modulo, per quanto possa essere buono, non è detto che sia l'ideale per tutte le partite. Istruzioni d'attacco. Una volta scelto il vostro modulo, dovete anche decidere da che lato attaccare, se via centrali, se volete i giocatori più vicini o allargare la difesa avversaria. Io solitamente utilizzo contropiede e passaggio corto. Area d'attacco sulle fasce, perché ultimamente utilizzano tutti dai 3 ai 4 difensori centrali, quindi tendono molto a chiudere la difesa a riccio, quindi in qualche modo dovete un po' allargare la difesa avversaria. Se questo non vi convince, potete comunque provare ad attaccare dal centro in ogni caso. Posizionamento, io utilizzo modulo fisso perché so che determinati giocatori devono svolgere il loro compito e quindi so già che movimenti fanno. Quindi, una volta memorizzati i movimenti di tutti i giocatori, potete anche giocare un po' a memoria. Però, se avete un po' di fantasia, potete comunque provare il posizionamento flessibile. Questo però ve lo consiglio se avete una squadra con giocatori molto tecnici, molto veloci e molto tecnici. Se avete invece dei lavori infaticabili come quelli dell'Udinese, invece è meglio un posizionamento fisso. Raggio d'azione, io preferisco averli molto vicini in modo da avere tante alternative di passaggi, però non è necessario lasciare un attacco, potete già 3 tacche, 4 tacche, non di più, perché altrimenti i giocatori rischiano di andarsi a chiudere dietro gli avversari e quindi non avete l'opzione di passaggio utile. Istruzioni di difesa. Come sempre faccio sempre la stessa premessa, nelle livellate cambia molto, Mac Club è un'altra modalità, divisione è un'altra, quindi io vi porto la mia esperienza, diciamo, in linea generale. Io preferisco avere un pressing alto, un'area di contenimento sulle fasce, poiché è molto più facile difendere sui cross piuttosto che le imbucate centrali, è meglio che la difesa spinga gli avversari un po' più sugli esterni. Perché avendo un centrocampo un po' misero, con un mediano o due mediani, trequartista lontano, hai meno uomini tu centralmente, quindi cerchi di spostare l'avversario un po' sulla fascia. Il pressing preferisco, a volte cambio, metto un po' difensivo, un po' aggressivo, però se hai un avversario che è molto bravo a giocare, non puoi abbassare la tua squadra. Se metti troppo in basso e lo fai avvicinare frequentemente alla tua area, rischi prima o poi l'imbucata centrale. Linea difensiva, ovviamente, io utilizzo il livello massimo perché ho comunque i due terzini molto veloci e quindi possono recuperare facilmente anche sui lanci. Ma ultimamente nessuno gioca sui lanci, almeno un giocatore, diciamo, abile difficilmente utilizzerà la carta del lancio, quindi meglio tenere tutti più lontani possibili dall'area, no? Certo. Compattezza, stessa cosa, se hai un avversario che gioca spesso centralmente e difficilmente a larga, conviene tenere almeno i difensori centrali e i centrocampisti un po' più arroccati davanti l'area, in modo da evitare quanto più possibile i filtranti centrali. Allora, le impostazioni avanzate, magari c'è qualcos'altro da dire, le Sì, dice. vabbè, abbiamo detto contropiede sul trequartista o in alternativa sulla seconda punta, se avete un trequartista di riserva e quindi può fare la spola. Quindi solitamente si mette sull'attaccante centrale perché è più forte che ho e quindi metto contropiede sull'attaccante centrale.
E quindi non voglio che consumi troppa stamina a scendere, voglio che il suo lavoro sia quello di recuperare palloni oltre che segnare e smistarli. Difensivo sul mediano, un'altra idea potrebbe essere quella di come lasciare magari il difensivo su un terzino, se non volete che consumi troppa stamina, perché poi avere terzini ha un vantaggio e uno svantaggio. Se avete terzini come i miei, che sono comunque bravi a difendere, però se iniziano a salire ed attaccare di continuo, anche loro la stamina prima o poi finisce, quindi consumerete delle sostituzioni per la difesa e non è proprio quello che vogliamo. Quindi al limite decidete di attaccare soltanto da un lato, e quindi mettete in conto che un cambio è solo per la difesa piuttosto che due, perché è molto importante un trequartista di riserva e soprattutto gli attaccanti di riserva. Un cambio per reparto è l'ideale. Benissimo, sei stato estremamente chiaro ed esaustivo, siamo andati a levare ogni piccolo dubbio che riguarda il creare uno schema, bravissimo. Allora, andiamo avanti, così ti vado a fare subito la prossima domanda, ovvero come prepari una partita dove giochi per la tua società? Mi spiego meglio, ci sono momenti in cui decidete tra te e il tuo compagno chi fa la formazione o chi sarà a prendere il pad in mano tra voi due? In quella partita, insomma, c'è un coach che decide per voi o ve la vedete da soli? Dunque, essendo parte di un team, le decisioni spettano solitamente al gruppo insieme. Ovviamente si cerca di vedere un po' i punti a favore che potrebbe avere un giocatore contro l'avversario, e quindi solitamente si fa una piccola riunione e si ragiona tutti quanti per vedere chi deve scendere in campo contro un determinato avversario e chi contro un altro. Ok, quindi attualmente diciamo non avete in Serie A non si prevede ancora di inserire allenatori, cioè coach che gestiscono la squadra come proprio nel calcio vero. Purtroppo fin quando non partirà questo grande torneo, questa grande Serie A, siamo un po' ancora nelle fasi iniziali, riusciamo ancora a gestirci tra di noi. È chiaro che nel momento in cui questo fenomeno dovesse esplodere, allora lì l'organico potrebbe sicuramente ampliarsi. Non vedo l'ora che inizia per poter seguire questa Serie A virtuale. Andiamo avanti. Appunto, attendendo, come dicevo, l'inizio della Serie A, ci sono state diverse amichevoli e tornei precampionato, tra cui in questi giorni voi Udinese come società avete partecipato alla eSport Macron Cup. Com'è stato confrontarsi in un torneo ufficiale con altri player della Serie A? Devo dire che è stato molto emozionante. Abbiamo già fatto altri piccoli tornei, ma questo qui, diciamo, ho avuto un po' più di spazio, e confrontarsi con giocatori tra i giocatori più forti d'Italia non è semplice. Essendo io comunque nuovo nell'ambiente PS4, non conosco nessuno, quindi devo faticare un po' di più, perché non conosco lo stile di gioco praticamente di nessuno, e quindi ho molto da lavorare. Certo, però immagino sia stata comunque una bella emozione andare ad affrontare gente che sai che gioca per altre società e che magari poi ritroverai contro all'inizio della Serie A vera e propria. Sì, sì, questo sicuramente sono tutti dei piccoli test che ci mettono adesso alla prova il nostro allenamento, il nostro livello, e quindi ti aiuta anche a capire cosa devi migliorare e dove, diciamo, prestare più attenzione. Certo. Allora, io so che come player provieni dal PC, per quanto riguarda PES ovviamente, e che sei anche uno dei migliori al mondo, avendo vinto ben due edizioni della PES League su MyClub nel 2017 e essendo stato nei top 10 al mondo sia nel 2018 che nel 2019, e dopo esserti affermato come numero uno in Italia nel 2020 con ben 49 vittorie di fila. Insomma, diciamo che ti sei dovuto adattare alla PS4 per entrare nel mondo professionistico di questo gioco. La domanda è: cosa consigli a chi come te proviene da un'altra console e vorrebbe approcciarsi al mondo Sony, magari per tentare professionismo in PES? Questa è una bella domanda, anche molto complessa. Tutto sta nella motivazione, in ciò che si vuole. Io ho giocato sempre su PC, fino a dicembre in cui mi è stata
praticamente regalata all'ultimo momento una PS4, a cui io mi ero addirittura un po' opposto, vedi un po' il momento anche di crisi nazionale, ho detto forse non è il momento giusto. Poi alla fine, da cosa nasce cosa, ho partecipato alle qualifiche e ci sono riuscito. Noi player dei PC non siamo visti proprio bene bene, dobbiamo essere un po' boschietti perché si vede un po' come diciamo una nicchia non competitiva. Invece voglio dire che tanti giocatori sono passati da PC a PS4, vedi lo stesso il grandissimo Gray Fox, lui proviene da PC Certo, sì. e non è l'unico, c'è tanta gente che proviene da Xbox. Quindi le capacità alla fine, se uno le ha, le può trasmettere sia che gioca su PC che su PS4. E devo dire anzi che nelle modalità ho trovato più difficoltà su PC piuttosto che su PS4, perché per quando tu, i campioni più forti sono presenti su PS4, e questa è una cosa ovvia e nessuno può confutare, però su PC è molto più difficile perché intervengono fattori diversi come connessioni, come server globale e non quindi diviso per continenti, quindi tu puoi giocare con gente del continente asiatico, americano, Sud America, e quindi lì diventa non più una questione di bravura, ma anche di fortuna nel giocare le partite. Sicuramente consiglio a chiunque voglia provare e immettersi in questo mondo, chiamiamolo semiprofessionistico al momento, di valutare l'investimento, soprattutto in base alle proprie capacità e le proprie motivazioni. Allora, la domanda più tecnica che ti vado a fare, diciamo più di aiuto, che può essere d'aiuto, è qual è secondo te l'allenamento più utile e costruttivo che può svolgere un player per avere dei netti miglioramenti in PES? Con che costanza bisogna allenarsi? E soprattutto una domanda che mi fanno molti, quanto tempo al giorno e in che modo? Questa è un'altra bellissima domanda. Molti quando acquistano il gioco lo fanno soprattutto per giocare al Maya Club. Certo, ovvio. Alcuni lo fanno e giocano soltanto la Master League, così come alcuni giocano solo Pro Club o Divisioni Online. Purtroppo, ragazzi, questo è un gioco molto complesso e va vissuto a 360 gradi. Se volete veramente impararne tutte le sfaccettature, tutte, anche i minimi bug, perché a volte dimentichiamo che questo è un gioco. E quindi i bug fanno parte del gioco. Se vogliamo chiamare bug di gioco, bug o algoritmi, ragazzi, purtroppo è questo, bisogna organizzarsi perché nessuno fa sconti. Quindi anche voi dovete imparare. E questo è un gioco che va studiato. Quindi giocate My Club, giocate Divisioni, giocate Pro Club e giocate anche Diventa un Mito. Magari non eccessivamente, ma qualcosa aiuta, tutto aiuta, ragazzi. Perché con la questione delle carte, io l'ho imparata giocando a Diventa un Mito, Master League. La carta riserva di lusso che ha un attaccante. Noi abbiamo un Lasagna che per un problema Kevin non si Lasagna. sa dovuto a cosa, è rimasto livellato soltanto fino a 81. Invece nelle livellate i giocatori devono essere da 84 a 89. Noi Lasagna è 81, però inserendolo dal 60esimo con la carta riserva di lusso aumenta le sue statistiche, che non sono visibili, ma un occhio attento, un occhio esperto le avverte. Quindi, ragazzi, il mio consiglio è di giocare tutte le modalità, perché ogni modalità ha qualcosa da insegnarvi. Allora, sei stato molto chiaro, quindi è molto importante giocare tutte le modalità di questo gioco e non dire io gioco solo il My Club, mi metto là 20, 30, 40 No. partite a My Club. Coop con gli amici, Perché? Coppa 2, Coppa 3, Pro Club aiuta molto a capire i movimenti di ogni singolo giocatore, perché lì La avendone soltanto, cooperativa. esatto, avendo il controllo soltanto il giocatore riesce a capire meglio come difendere il pallone, come fare determinati passaggi. Può sembrare banale, ragazzi, ma non è così. Certo. Allora, sei stato chiarissimo, andiamo avanti e ti faccio una domanda che è sempre richiestissima e ascoltatissima.
Molti parlano del cosiddetto script, nella modalità My Club di questo gioco, altri ne parlano come se fosse presente in tutto quanto PES, e non solo in quella specifica modalità. Cosa ne pensi al riguardo? Secondo te esiste? Come spieghi i tantissimi rimpalli e le cose assurde che succedono a volte, ovvero ad esempio i giocatori che dopo un tot di partite diventano zombie e i più forti sbagliano anche i passaggi più semplici? Domanda quanto particolare e difficile. Certo, questa è ricorrente come questione. È chiaro che qualcosa c'è, chiamatelo script, chiamatelo algoritmo. Vi ricordo nuovamente che questo è un gioco creato da una società, una software house che deve vendere. Certo. Se solo i più forti vincessero sempre, e allora uno inizia a perdere 10, 15, 20 partite, quello smetterebbe di giocare. Invece, nel momento in cui vince contro un 900, contro 1000, capì, la voglia magari di giocare e di acquistare determinati pacchetti gli ritorna. Quindi vi ricordo che l'algoritmo, questo script c'è e ci sarà sempre, soprattutto per questo motivo. Voglio però ricordare a tutti che questa è solo una piccola parte, perché purtroppo tutti si credono forti, bisogna anche far fronte alla realtà, ragazzi. Un'altra cosa molto importante è che quando succedono determinate cose, rimpalli, stop sbagliati, giocatori che si allungano la palla in modo imprevedibile, imprevisto, ragazzi, vi ricordo che ci sono anche le connessioni che giocano un ruolo fondamentale. Innanzitutto non abbiamo i server dedicati. In più, non abbiamo, noi come popolo italiano non abbiamo ancora grandi connessioni, quindi sono in alcune parti. Pensate, io vivo in un paesino e ho la fibra, e mio fratello che sta a Firenze ha avuto la fibra soltanto l'anno scorso, io ce l'ho già da 5-6 anni, quindi il problema è anche questo, non siamo coperti da fibra in tutta Italia, quindi le connessioni giocano davvero un ruolo fondamentale. Certo, ci sono anche le persone con le 20 mega che giocano ancora in wifi e ovviamente ti fanno laggare tutta la partita. Sì, ragazzi, cercate di giocare con il cavo, cercate soprattutto ogni anno di perdere quei 5-10 minuti a configurare le porte, cioè il port checker nel sito ufficiale della Konami. Dovete aprire le porte nei router che ogni anno cambiano, quindi non è che le avete aperte nel 2016 e state a posto, ogni anno cambiano. Quindi documentatevi su queste cose perché è importante. Avete un fate una ricerca su Google, insomma. 5 minuti vi possono salvare 500 ore di problemi. Certo, questo sarà molto utile a tutta la gente che ci segue. Andiamo avanti con la prossima domanda, che è più dal punto di vista tecnico, e sinceramente io vado anche a levare le curiosità, quindi le persone mi chiedono fai questa domanda, e io cerco di riportare quelle più richieste. Quale tipo di telecamera usi e quali sono le tue impostazioni di assistenza del controller per quanto riguarda i passaggi, eccetera, eccetera? Per quanto riguarda i passaggi, allora, dalla differenza tra 1, 2 e 3 è minima, ragazzi. Non pensate che cambiando da 1 a 3 cambi proprio tantissimo. Io cerco di utilizzare la 3 perché comunque nelle livellate l'Udinese non è una squadra proprio tecnica, come ho già detto prima, è piuttosto fisica, valori di passaggio a volte inferiori a 80, quindi cerco di utilizzare almeno gli assistiti livello 3, che mi dà una mano, e a volte non dà una grande mano, perché magari tu vuoi passarla a un giocatore e quello la passa a quello più vicino, perché secondo la intelligenza del gioco lui la passa a quello perché è messo magari in posizione migliore. Quindi valutate anche voi, fate le prove, non c'è una legge per questo, quindi dovete cercare di vedere voi qual è il migliori passaggi assistiti per voi, per il vostro gioco. Certo. Ok, questa è quella che utilizzo, anche se si vede il campo sfocato, vedi, fortezza no, 2 normale, e zoom 0, quindi cerchi di guardare un po' il più possibile. Ovviamente c'è il radar che ci aiuta. Tanto poi lo vediamo, adesso non è più sfocata. Ok, questa è la dinamica, la personale, non so perché la sfoco. Ok, la dinamica è 2, quella che utilizzo io invece è zoom 0. Non cambia tantissimo, però più o meno siamo lì. Siamo lì. Ok.
Adesso ti vado a fare l'ultima domanda, che è una domanda, un'altra curiosità che mi piace sapere. Dopo andiamo in campo, quindi non muovetevi, restate incollati allo schermo, perché dopo quest'ultima domanda ci sarà una partita con il Basileus dell'Udinese ai comandi e Simo Play alla telecronaca. Allora, quali sono secondo te le cose che vanno assolutamente migliorate a livello di gameplay nel prossimo PES? Questa è domanda topica. Allora, come accennavo prima, molti problemi potrebbero essere risolti con l'inserimento dei server dedicati. Questo andrebbe davvero a risolvere tutti quei piccoli problemi legati alle connessioni che fanno un po' gridare al complotto, allo script di cui parlavamo prima. Quindi sicuramente una società che ormai ha immette in mercato ogni anno un nuovo titolo, che sta diventando anche sempre più competitivo, non può continuare ad utilizzare una tecnologia peer-to-peer per le partite, ovvero dove i due che giocano fanno sia da client che da host. Per quanto ci sia un piccolo server a cui ci si appoggia, è facile poter compromettere una partita con la propria connessione. Questo è in gran parte. Per quanto riguarda invece i problemi del gioco, sono gli stessi che affliggono il gioco ogni anno: arbitraggi, infortuni, soprattutto quello che succede purtroppo in ogni partita, pali e traverse ogni due tiri. E veramente brutti. Le due cose peggiori di tutte sono le parate di petto del portiere, con cui ci ho perso. Sono uscito proprio nell'altro torneo. 92esimo, il portiere va di petto, si accascia e la palla va piano dentro, purtroppo. E soprattutto le respinte del portiere, perché portieri con respinta 94 non può effettuare una parata e spingerla sulle gambe dell'attaccante che finalizza a porta vuota. Purtroppo questo è un bug che c'è da PES 6, c'è da sempre. E purtroppo perché non lo modificano secondo te? Purtroppo noi non lo sappiamo. Non può essere secondo te anche un modo per... Scusami, non vorrei urlare al complotto anche io, però un modo per... tenere un po' sotto controllo, no? Avere un modo per tenere sotto controllo le partite quando si vuole, comunque. Tutti questi bug, intendo, non solo questo bug, ma tutti i bug che ci sono. Purtroppo sì, il kickoff glitch ad esempio, un altro piccolo bug. Un esempio, no? Sì, che non c'è da tanti anni, c'è da un paio d'anni il kickoff glitch. Cioè non c'era, io non ricordo che ci fosse, diciamo, nel 2016. Forse nessuno se n'era accorto. Forse nessuno, perché tutti battevano dietro, nessuno se n'è accorto. Oppure calcio d'angoli. Calcio d'angoli purtroppo ormai è tutta una ricerca del bug peggiore. Non è più un palla tagliata all'interno e si spera nel colpo di testa del proprio gioiello. Intanto si cerca sempre il modo per fare gol, non dico al 100%, ma per sfruttare l'errore, per fare gol. Esatto, perché è così, ovviamente. Dobbiamo farci l'abitudine da un lato e sperare dall'altro che la Konami sistemi e renda il gioco più piacevole anche per tutti. Perché ragazzi, giocare a livelli professionisti, livelli alti, non diventa più un piacere, ve lo posso assicurare, diventa uno stress. E quindi sarebbe bello poter giocare a livelli alti ma anche godersi il gioco, perché è quello alla fine che ci accomuna tutti quanti, la passione per il calcio e per il gioco in sé. Certo, ce lo auguriamo tutti, quindi. Ok ragazzi, benissimo, avete sentito i consigli e le tattiche, le domande che ho fatto al nostro Basileus. Adesso andiamo in campo con lui ai comandi e me alla telecronaca, quindi guardate il video fino alla fine. È tutto pronto ragazzi per questo Manchester United Udinese, il Basileus ai comandi, Simo Play alla telecronaca. Teravers in contropiede l'Udinese, ancora Teravers, si avvicina all'area di rigore, il tocco per Teodorsic però è leggermente troppo lungo, quindi ricomincia lo United. La squadra inglese si propone con Rashford che allarga molto bene per Shaw sull'out di sinistra dell'Udinese, il tocco a scavalcale per Martial col destro, la rete dello United che passa in vantaggio. Ricomincia così l'Udinese, 1-0 per lo United. Wallace sul pallone, Fred, quindi Rashford a sua volta butta il pallone anche lui, Rashford, il tocco per Igalo,
ancora per Marcus Rashford, in avanti, è buona la proposizione di Igalo, ne salta uno, entra in area di rigore, Igalo, col destro Igalo risponde, il portiere Fernandes ancora una volta, risposta dell'estremo difensore dell'Udinese. Nestorovski, il tocco con un po' di fortuna, arriva a Teodor Schick, ancora Nestorovski, va da De Paul, allarga molto bene per Wallace, l'inserimento di De Paul aveva visto, di nuovo De Paul con il numero 10, va a cercare Nestorovski, Teodor Schick, Fofana col destro, la pareggia l'Udinese, fuori gioco, è in fuori gioco, mi ha sorpreso anche a me, credevo che era buona, invece l'arbitro annulla tutto, sempre 1-0. Tocco per Teodor Schick, si chiude bene lo United con Pogba, Martial, Mekong recupera la sfera, quindi De Paul, Fofana, lo scambio con Teodor Schick, ha visto Nestorovski, gli viene strappato il pallone, l'arbitro dice che è tutto buono, finisce così il primo tempo, una partita accesa, una partita abbastanza equilibrata, comunque tante occasioni sia da una parte che dall'altra, 1-0 per lo United, vediamo adesso se ci sarà la remontata dell'Udinese. Ricomincia così la partita, la sfera tra i piedi di Ayalo che va a servire Teodor Schick, quindi Fofana, Ziegler, De Paul, Fofana, vantaggio, ancora Fofana, De Paul, Wallace, il tocco per Teodor Schick, Fofana, attenzione, buona per Teodor Schick, e questa volta l'arbitro non può dire niente, 1-1, palla al centro, il gol di Teodor Schick che sancisce la parità in questo Manchester United Udinese. Sulla fascia destra si allunga il pallone, gli viene sottratto dai Kong, ne esce palla al piede, va a servire Teodor Schick, è buono il suo filtrante, anche con un po' di fortuna, ma ci sta Teodor Schick, il tocco per De Paul, il miracolo di De Gea, il miracolo di De Gea, un riflesso assurdo, leva la palla dalla porta, un gol già fatto, il miracolo di De Gea, calcio d'angolo per l'Udinese, De Paul mette in mezzo il pallone, Kong voleva la rovesciata, De Paul mette a terra, cerca di dare un ordine all'azione, Fofana, bellissimo il lancio per Nestorovski col sinistro, sorpassa dell'Udinese, ci pensa Nestorovski, 2-1. Ayalo, possibilità di contropiede per l'Udinese, De Paul, il tocco per Teodor Schick, ha visto Fofana, è da solo, esce il portiere, Fofana, Nestorovski a porta vuota, Nestorovski la mette fuori, il calcio è così, PES è così, si sa, calcio di rigore, non me ne ero accorto nemmeno io, c'è stato un fallo su Fofana, c'è stato un fallo, lo dico qui che siamo nel menù di pausa, c'è il nostro Basileus che sta facendo un cambio, c'è stato un fallo su Fofana, non abbiamo avuto neanche il tempo di rivederlo, ma poco male, perché se l'arbitro ha detto che è fallo non si può fare niente, è fallo. Quindi nell'azione dove Fofana ha passato il pallone a Nestorovski, che poi ha sbagliato la fuoriera a porta vuota, c'è stato un fallo, quindi calcio di rigore, calcio di rigore per l'Udinese, possibilità per il 3-1. De Paul, il numero 10 sul pallone, parte De Paul, centrale, beffa il portiere, ecco, rivediamo il fallo del portiere stesso di De Gea in scivolata, che è entrato su Fofana, che aveva servito Nestorovski, è stato atterrato, quindi calcio di rigore trasformato da De Paul, ancora in attacco l'Udinese, Teodor Schick, il lancio per Sema, il numero di Sema, sul 4-1 per l'Udinese, Kevin Lasagna in attacco, il dribbling di Kevin Lasagna col sinistro, voleva il gol, l'Eurogol, Kevin Lasagna dopo due dribbling ha cercato il sinistro al giro, bella l'iniziativa, sta per fischiare l'arbitro a fine di questa partita, 4-1 per l'Udinese che era passato in svantaggio all'occasione dell'1-0 e poi ha recuperato con ben 4 gol. Fred, Teraves, De Paul, il tocco per Lasagna, avvicina ancora Lasagna all'area di rigore, Lasagna, Mata recupera il pallone, finisce così la partita, 4-1 per l'Udinese, partita rimontata e dominata dal nostro il Basileus, bellissima partita, complimenti. Bene ragazzi, avete visto la partita col nostro Basileus ai comandi e la telecronaca del vostro Simo Play, una partita dominata 4-1, io lo ringrazio, gli faccio i complimenti, grazie mille per aver accettato, sei stato gentilissimo, e vi ricordo di iscrivervi ai canali, vi ricordo
di lasciare un bel mi piace. In descrizione trovate tutto per supportare me e per supportare il Basileus. Trovate anche il suo Instagram e il suo canale YouTube, eccetera eccetera. Fatelo, seguitelo. Se avete qualche domanda da fargli, siete ben accetti. Potete contattarlo su Instagram, come ho già detto, lo trovate in descrizione. Un saluto anche da Basileus, se vuoi. Sì, salutare. Ti ringrazio ancora di cuore per l'invito, è stato molto divertente e davvero un piacere essere qui. Grazie mille, sei stato gentilissimo. Per questo video è tutto, un abbraccio da Simo Play. Bella ragaz! My words to my actions, magic in my life's everlasting.